Voglio raccontarvi la storia di Peter, un nostro nuovo collaboratore. Ricevette una telefonata nella redazione della nostra trasmissione evangelica ed era da un uomo chiamato Mohammed. E Mohammed disse: voglio incontrarti. E normalmente i nostri collaboratori direbbero: non è una buona idea, prima parliamo al telefono. Ma sentì che il Signore voleva che andavo a incontrare quest'uomo. Questo ragazzo era affiliato all'ISIS ed era chiamato il principe. Il principe è il capo a cui tutti giurano fedeltà, fino alla morte. Il principe è una persona religiosa nell'ISIS. Viene considerato un leader e insegna il Corano e come memorizzarlo e spinge la jihad di fedeli. Sono cresciuto nel radicalismo per riportare l'Islam all'era di Maometto, era di potere e di conquiste. Cominciammo a formare dei gruppi per difendere il paese e l'Islam. Un giorno qualcuno mi chiese perché ero musulmano, ma non sapevo rispondergli. Ho iniziato a fare ricerche nel Corano, nelle Hadith e nella Sunna. Volevo trovare prove ed evidenze che Allah esiste e l'Islam è giusto. Ma non trovai niente. Il principe sentì che io evangelizzavo i musulmani. Ottenne il mio numero e mi chiamò dicendo che voleva incontrarmi e parlare. Avevo una strana sensazione che fosse dell'ISIS e che mi avrebbe potuto uccidere. Avevo comunque una pace dentro di me, sapendo che il Signore mi avrebbe protetto. Così gli diedi un appuntamento, sapendo che poteva provare a uccidermi. Andai da Peter, ma avevo paura, ma volevo cercare la verità. Così andò e si incontrò con Mohammed, e sentì che il Signore gli disse: sii coraggioso con lui. Gli ho detto direttamente: il nostro Dio non è il vostro. Quando ascoltai Peter, le sue parole mi sembravano arroganti. Le sue parole risvegliarono in Mohammed il radicalismo. E a causa della mia rabbia, per un momento mi dimenticai perché ero andato da Peter. Avevo un solo pensiero: come lo dovevo uccidere. Lui con franchezza proclamò il Vangelo a quest'uomo con la barba. Cominciò a piangere. Poi cominciai a dirgli quelle parole. Cosa mi fece piangere, non lo so. Mentre piangeva, gli posai la mia mano sulle sue spalle e incominciai a pregare. Ma lui poi se ne andò. Feci un sogno. Peter che veniva da me e mi dava una busta bianca che gocciolava di sangue. Il sangue aveva un buon odore, come quello di muschio o di un profumo. E quando vidi il sangue mi spaventai. Ma Peter mi disse: non aver paura. E poi mi svegliai. Nell'incontro successivo Peter mi disse: senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Il principe disse: cosa devo fare per chiedere perdono? Gli ho detto: il Signore te lo dà gratuitamente, devi solo accettarlo. E piano piano cominciai a discepolarlo. Mohammed gli disse: Peter, ti devo confessare che la prima volta volevo ucciderti. Chiese perdono e si pentì. Cominciai a far visita a Peter regolarmente. Ho visto un amore che non esisteva nell'Islam. Cominciò subito a camminare col Signore. Si tagliò la barba e cambiò tutta la sua vita. Poi chiese di essere battezzato. Una volta che uscì dall'acqua, sentì una gioia e una vittoria che non potrei descrivere. Ora conduce uno studio biblico per 3 persone siriane nella sua zona. La mia opinione è che il vero libro è la Bibbia. Ho trovato la verità in Gesù Cristo. E siccome ho reso la mia vita al Signore, sono sicuro che Lui non mi abbandonerà mai.